Benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'intervista con atleti di ogni sport. Siamo l'atleta e quindi benvenuti dalla redazione dell'atleta, quindi da Nicolò Masini che risolve sempre tutti i nostri problemi, Mattia Mingione, il regista, Mattia che tutto vede e tutto tocca, da Andrea Buzzau, il moderatore di questa live, direttore Giulio Gezzi e da me che do il benvenuto soprattutto all'ospite di oggi, Stefano Saia, allenatore, meglio dire neo allenatore perché sei appena arrivato all'Acqua e Sapone Roma Volley Club. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera e insomma abbiamo detto bene, no? Neo allenatore, sei appena arrivato in questa, Sì, nella tua nuova squadra. sono appena arrivato, sono già stato a Roma un paio di volte quest'estate per pianificare un po' l'inizio della stagione, però ancora devo, come dire, stabilirmi e trovare casa in quel di Roma, ma sono molto molto contento di esserci. Beh, come pensi che sarà allenare in una città come Roma? Roma è una città Ma guarda, difficile per tutti gli sport in realtà, eh? Sei un po' intimorito, emozionato, carico? sicuramente carico, è una grande occasione e io arrivo da una grande città che è Milano e quindi so quanto è difficile nelle grandi città riuscire ad emergere per realtà come la pallavolo, che vengono considerati, come dire, sport minori. Eppure devo dire che Roma Volley Club ha veramente compiuto un'impresa, perché dopo 23 anni è riuscita a riportare nel campionato più bello del mondo Roma, e questa è una grandissima opportunità per Roma e anche per me. Sì, effettivamente, ecco, hai toccato subito un punto che mi premeva toccare all'inizio proprio, no? Quindi un po' la rinascita, se vogliamo, della Roma Volley, nel senso che, ecco, fino al 2019, se non ricordo male, invece era retrocessa. Guarda, in realtà no, la società è nata qualche anno fa e ha compiuto i passi partendo dalla B2, si è avvicinata in B1 e poi dopo 2 anni di A2 ha centrato la promozione in A1. Questa è un po' la storia di questo club, che probabilmente ha le sue radici però in tante altre società che sono che l'hanno preceduta, ecco. Però ecco, Roma Volley Club ha questo percorso che arriva finalmente in A1 con la promozione di aprile 2021. Perfetto, ok. E quindi insomma prendi una squadra che viene da un successo, che obiettivi ti poni? Ma l'obiettivo mio e quello della società è decisamente quello di riuscire a mantenere Roma in A1, in questa categoria. È ovvio che per una neopromossa un campionato come quello di A1 italiano è molto complesso, molto difficile, quindi di sicuro il nostro primo obiettivo sarà quello di riuscire a mantenere la categoria. Ci proveremo con tutte le nostre forze. Quello che però ci siamo detti insieme ai dirigenti è che di sicuro cercheremo di proporre il più grande spettacolo possibile a tutti i romani che vorranno venire a vederci. Certo, e tu hai detto che già sei stato un paio di volte a Roma per pianificare, ecco, che cosa hanno previsto queste prime pianificazioni? Ma intanto ho preso come dire, preso contatto con lo staff che mi affiancherà. Ho preso contatto con le strutture che utilizzeremo per l'allenamento e in qualche modo ci siamo confrontati sui primi passi da fare appunto per programmare la pre-season, cioè la preparazione atletica e tutto quello che concerne
l'allestimento di una rosa, di un roster come quello di una A1 femminile, cioè quindi 13 professioniste che verranno a vivere a Roma e che giocheranno, si alleneranno nella capitale per cercare di far sognare un po' i tifosi di questa società. Ecco, quindi il mercato a che punto è? La squadra Al che mercato? l'allenatore vuole c'è? Sì, assolutamente sì. Noi siamo partiti in una condizione un po' sfavorevole rispetto a chi era già in A1 l'anno scorso, perché la promozione è stata fatta ad aprile, quando le altre squadre di A1 avevano già praticamente terminato il mercato. Quindi noi siamo arrivati quando quasi tutti gli altri avevano già completato i loro roster. Noi abbiamo cercato di conciliare quello che era rimasto con un budget da neopromossa, e questo ha fatto in modo di creare una squadra che io reputo molto equilibrata e coerente. Coerente con l'idea che avevamo e con l'idea di gioco che io, il direttore sportivo e i dirigenti di Roma avevamo in testa. Quindi abbiamo creato una squadra fatta di giocatrici, costituita da giocatrici che hanno tutte molta voglia di dimostrare, per diversi motivi, ognuna per i suoi motivi, ma di sicuro è una squadra che ha tanta voglia di dimostrare che può rimanere in questa categoria. Ed è questo che volevamo, come prima idea nel nostro tentativo di mercato. Ecco, a proposito quindi della compagine che sarà, ne faceva parte, ne farà parte Gaia Guiducci, no? Che insomma è stata MVP No, no. non ne farà più parte. Purtroppo no, no, purtroppo no, non ne farà più parte. Ha deciso di andare a Perugia, è sempre in A1, ma di cambiare città, e quindi a malincuore abbiamo dovuto, come dire, prendere atto Rinunciare. di questa sua scelta. Ha Sì, seguito diciamo l'allenatore che non è stata una precedente. scelta. Sì, poi io non abbiamo discusso con lei delle motivazioni della sua scelta, che sono assolutamente lecite. La cosa certa è che noi avremmo voluto tenerla qui a Roma, ma la scelta è stata sua. Beh, certamente, poi insomma, un atleta si pone sempre nuovi obiettivi, nuove sfide, quindi Assolutamente, così ma è. infatti, assolutamente. Tu. Le facciamo comunque i complimenti per la splendida vittoria ai mondiali appena conquistati, quindi al di là del mercato, che ha delle regole tutte sue, siamo molto molto contenti della sua prestazione e anche del premio come migliore palleggiatrice del torneo. Sì, esatto, infatti. E tu sei stato allenatore del maschile, del femminile, di under 20, 21? Under 20? Ma io in realtà arrivo veramente da una grande, chiamiamola gavetta. Ho allenato dal mini volley fino adesso alla 1, da primo allenatore. Quindi diciamo che le categorie le ho fatte praticamente tutte. Ho allenato maschi e femmine, giovani e meno giovani. Quindi diciamo che non mi sono fatto mai mancare niente in questa porzione della mia carriera. E beh, poi così si arriva, diciamo, in alto, no? Ecco, ma tra il femminile e il maschile, con chi ti trovi meglio? Qual è l'atleta più disciplinato? No, beh, questo in realtà è una domanda un po' a trabocchetto, nel senso che no, sono due mondi molto diversi, e per certi versi, quando qualcuno scherza dice che sono due sport diversi, per certi versi è vero, nel senso che si hanno a che fare con due mondi, a volte anche molto lontani. La stessa relazione che c'è con i giocatori e con le giocatrici nella figura dell'allenatore è molto diversa. Le modalità di gestione degli allenamenti sono diverse, proprio perché è diversa la platea e l'interlocutore con cui tu ti poni. Devo dire che in questo momento è qualche tempo che alleno femminile.
ma non credo di avere una preferenza tra allenare maschi e femmine. Credo che sia invece molto difficile dal punto di vista tecnico riuscire sempre a essere up to date, cioè sempre molto, molto sul pezzo, continuando a saltare dal maschile al femminile, perché sono due sport che, nonostante si chiamino pallavolo tutte e due, hanno invece delle caratteristiche che vanno in direzioni un po' diverse. E quindi secondo me è molto importante riuscire a concentrarsi su quelle che sono le priorità della pallavolo femminile e della pallavolo maschile. Che allenatore è Stefano? Perché poi è anche ci vogliono delle qualità, no? Delle skills non solo tecniche, psicologiche, ci diventi amico, no? Con l'atleta. Ma sì, questo spero rispondano altre persone al mio posto. Io credo di essere un allenatore che cerca di mettere i propri giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi. Credo che i protagonisti in campo siano loro e quindi tutto il mio lavoro è quello di rendere possibile la loro migliore performance. Per fare questo utilizzo tutto quello che ho a disposizione, per cui dall'allenamento fisico, all'allenamento mentale, all'allenamento tattico, però tutto fatto in funzione del giocatore e della squadra. Questo è un po' il mio mantra. Quindi Cerco pensi, di diciamo, che passare poi, questa. scusami, No, dimmi. prego, prego, vai. No, dico, pensi che sia un pochino, sei della scuola che, diciamo, il ruolo quasi dell'allenatore, non che sia secondario, ma sono più protagonisti gli atleti. Insomma, poi veniamo per esempio dall'Europeo, no, di calcio che ci ha insegnato, insomma, in cui Mancini è stato effettivamente molto maestro in questo, no? Nel creare il gruppo. È sottile la differenza, ma credo che per quello che mi riguarda io mi trovi più a mio agio in un ruolo di allenatore non showman o poco appariscente. Credo che il mio lavoro debba mettere in risalto il lavoro delle mie giocatrici, dei miei giocatori. A volte si è costretti anche ad andare sotto i riflettori per magari distogliere l'attenzione da quello che è la pressione piuttosto che l'attenzione ai giocatori in alcuni momenti, però credo che poi gli attori di quello che succede in campo nella prestazione sono loro. Noi, questo è una, non è una, come dire, non è sminuire il mio ruolo, anzi, a volte quello che io sto dicendo viene preso per un passo indietro, cioè per l'idea che l'allenatore sia poco importante. In realtà credo che il vero lavoro dell'allenatore si veda poco, debba vedersi poco, perché sono i giocatori che mettono in pratica quello che serve per vincere. E questo è un po' il mio modo di lavorare. È assolutamente uno dei modi che si possono utilizzare per fare il mio lavoro. Insomma, a Roma è arrivato un allenatore nel calcio che credo sia esattamente l'opposto come tipologia e metodologia di allenamento. Sì, beh, certo, è molto, come dire, protagonista al limite dell'egocentrico. Questo farà di me bersaglio di molte critiche, diciamo, però ovviamente poi in realtà è una caratteristica oggettiva. Poi, anzi, fagocita il tifo in realtà, no? Poi se vogliamo, soprattutto in una città come Roma. E tu hai allenato anche la nazionale Assolutamente. bulgara? No, non ho fatto parte dello staff della nazionale bulgara. Ok, Il quindi però hai capo lavorato allenatore all'estero. era Marcello. Sì, ho lavorato anche all'estero. Il capo allenatore era Marcello Abbondanza, io facevo l'assistente, l'ho fatto per un periodo abbastanza breve, nel senso che ho fatto una parte di preparazione a un torneo preolimpico e questo torneo preolimpico con la Bulgaria, e è stata una bellissima esperienza che mi ha permesso appunto di sperimentare un altro modo di pensare la pallavolo.
anche se in realtà questo un po' è una fortuna che noi allenatori che alleniamo in Serie A abbiamo, conoscendo e potendo allenare giocatrici che arrivano dall'estero. E si scopre che ci sono tanti modi di vedere la pallavolo, di vedere lo sport e di vedere l'attitudine allo sport, e si impara tanto, perché esatto, a questo volevo arrivare, cose... no? La differenza nell'attitudine, nell'approccio ad uno sport. Che differenza hai notato tra l'Italia e l'estero? Allora, innanzitutto, come prima quando parlavo di uomini e donne, lungi da me voler generalizzare e categorizzare, si sta parlando per massimi sistemi, quindi ogni persona e ogni giocatore è un mondo, e ridurlo a delle etichette, degli stereotipi, sarebbe veramente semplicistico. Però è vero che ci sono delle tendenze. Devo dire che soprattutto nei paesi, quelli che noi definivamo dell'est, ancora è presente una sorta di attitudine di fame, tra virgolette, che a volte rende queste ragazze un po' più volitive rispetto a tante altre, ripeto, non tutte assolutamente, a tante altre ragazze che magari hanno sempre vissuto qui in Italia e hanno vissuto solo la pallavolo italiana. Quindi da questo punto di vista, in alcuni contesti, per esempio, non so se avete presente la Serbia. La Serbia è un paese molto piccolo, eppure negli sport tipo la pallavolo femminile, la pallavolo maschile, il basket maschile, riescono a essere leader nel mondo, nonostante abbiano veramente pochissima, un bacino molto piccolo da cui pescare. E questo, la differenza è che, oltre ad avere dei tecnici molto bravi, è che i giocatori serbi, quindi i ragazzi serbi, hanno un'attitudine e una combattività veramente veramente notevole, non mollano veramente mai, e questo fa di loro dei giocatori veramente interessanti. Certo, capisco quello che vuoi dire, ma sono anche più dediti al sacrificio? Ma su questo non ti saprei dire. Ripeto, io ho conosciuto un sacco di ragazze italiane che lavorano in palestra tantissimo, con una grandissima attitudine. Credo che quello che fa la differenza non è tanto attitudine per lo sport, quanto un contesto sociale e culturale che probabilmente in alcune situazioni vede ancora la carriera sportiva, la riuscita nello sport, come un obiettivo di vita molto importante. In questi paesi, come la Serbia per esempio, è un modo per emergere, e quindi è vissuto e ricercato con grandissima intensità. Qui in realtà, in Italia per esempio, parlando di pallavolo femminile, bisogna dire che obiettivamente la pallavolo è uno sport molto lontano dai livelli economici del calcio, per esempio, e chi fa pallavolo anche ad altissimo livello, tolti magari i primi 20 giocatori della 1, poi dopo deve pensare a farsi una vita per quando smetterà di giocare. E questo un po' limita anche la completa dedizione all'attività sportiva. Certo. Quindi ci sono tante, tante sfaccettature. Devo dire però che comunque in Italia abbiamo a che fare con delle giocatrici che, a maggior ragione, visto che non guadagnano le centinaia di milioni dei nostri pari categoria maschi del calcio, hanno però un atteggiamento professionale e di dedizione assoluta allo sport che è encomiabile. E le ragazze, per esempio, che parlavamo prima, delle ragazze che hanno vinto il mondiale pochi giorni fa, sono ragazze che quest'anno credo abbiano fatto 3 giorni di riposo in 13 mesi di attività, con allenamenti, partite, campionati,
E quindi una grandissima dedizione, una grandissima attenzione al lavoro, una grandissima voglia di vincere, che poi ha portato la squadra ad un risultato storico. Sì, beh, poi sai, questo è un po' il problema di tutti gli sport considerati minori, perché diciamo anche che il calcio è lo sport nazional popolare in Italia, che vengono strapagati, che si crea quindi insomma una community intorno assolutamente gigantesca. Però è il problema di questi, di tutti gli altri sport considerati, quindi diciamo minori, però in cui effettivamente ci sono atleti che si contraddistinguono proprio per la dedizione, no? Il sacrificio, che quindi poi alla fine li rende assolutamente più valevoli, no? E magari anche più attaccati allo sport che praticano, perché poi è facile essere attaccati a uno sport con ingaggi da milioni d'euro, no? Guarda, io credo che siano sport minori solo perché è minore il livello economico. Esatto. Che gira intorno a questi sport. Devo dire che poi la passione di queste ragazze è, credo, uguale a quella dei calciatori più pagati. E questo, secondo me, è ancor di più un qualcosa in più. No, lo cioè, fanno per nonostante questo che volevo dirti, infatti, anzi, forse è anche maggiore la passione, nel senso che, ripeto, essere appassionati dello sport che si pratica. Non voglio sindacare la passione dei calciatori, credo che comunque a un certo punto, quando devi tirare il rigore per vincere la partita, devi fare quello sforzo in più o quello scatto in più per arrivare sulla palla e segnare il gol, non credo che nessun calciatore pensa a quanti milioni prenderà per quel gol, ma subentra una passione e un agonismo che va al di là dei soldi. È ovvio che però anche questi comunque contano, quindi la passione credo che ci sia in tutti quelli che fanno sport, altrimenti non si potrebbe fare comunque la vita che richiede quella dello sportivo. Sicuramente farla per dei milioni di euro piuttosto che per decine di migliaia di euro, ecco, forse aiuta. Facilita un po' di più le cose, mettiamola così. Esatto. Certo. Esatto. E invece, tornando alla pallavolo, ecco, volevo affrontare con te il discorso degli impianti. Tu prima mi hai detto avete localizzato dove vi allenerete, se non erro, ho capito male? Sì. Dove vi allenerete? Sì. Allora, ci alleneremo a Frascati, al palazzetto di Frascati. E l'attività la svolgeremo lì in attesa che venga pronto l'impianto che la società sta facendo costruire e che però non è ancora pronto. Siamo ancora in attesa di una casa. Esatto, quello volevo capire anche per proprio le partite in casa, quindi sarà lì. Per le partite in casa no, non sarà a Frascati, ma in questo momento non posso dirti dove sarà. Ah, però si è sciolto il nodo, diciamo. Sì, si è sciolto il nodo, io non sono nella posizione di poter fare spoiler, perché ho imparato che a Roma, finché non c'è la firma di qualcuno importante, le cose possono cambiare da un momento all'altro. Cioè l'effetto sorpresa a Roma, l'effetto wow. L'effetto wow, io spero, diciamo che al 99% dovrebbero essere decise le cose, però credo che in settimana ci sarà un annuncio ufficiale da parte della società che darà, come dire, chiuderà anche la questione impianto per le partite. Beh sì, esatto. Quello che vorrei dire è che fa strano, anche se capisco, perché arrivo comunque da una grande città, però sembra strano per chi non vive la grande città pensare come una città come Milano o Roma non ci siano impianti adatti per fare attività di alto livello. E non sto parlando solo di pallavolo di A1, ma stiamo parlando anche di basket di A2, per esempio a Roma, basket maschile di A2. Ci sono le strutture, sono destinate a tantissime attività,
concerti, spettacoli che sono sacrosanti, però una casa per lo sport si fa fatica a trovare. Il Palatiziano, che è la casa naturale, credo, della pallavolo e del basket a Roma, è inagibile per lavori e quindi è stato veramente complicato e devo assolutamente ringraziare gli sforzi che hanno fatto i dirigenti della società per riuscire a trovare un impianto di qualità per poterci permettere di allenare e un impianto di qualità per poter affrontare le partite di questo grande campionato. E veramente sono dirigenti che dal primo giorno dopo la promozione hanno tutti i giorni lavorato veramente Questo. tante ore per riuscire a portare a casa questo risultato. Che struttura ti sarebbe piaciuta Ah, io non sono di Roma, quindi secondo me è importante anche capire quale struttura avrebbero gradito i romani per vedere la pallavolo. Io devo dire che sono venuto a Roma a giocare diverse volte con i maschi in realtà. E sono stato sia al Palatiziano con la due maschile che al Palaeur con la nazionale italiana. Giocare al Palaeur è un sogno, nel senso che è una struttura fin troppo grande per la pallavolo, perché riempire il Palaeur è veramente complesso, però è un sogno. Credo che una dimensione come quella del Palatiziano sia bene in linea con le potenzialità di uno sport come la pallavolo. Ci giocava prima la pallavolo di Serie A e credo che se fosse possibile io avrei puntato ad andare lì, ma ripeto, non è importante quello che penso io, è importante quello che pensano i romani e quello che desiderano i romani. Che tipo di comunità hai trovato appunto intorno alla pallavolo a Roma? Ecco, da questo punto di vista devo ancora un po' scoprirla perché ho avuto qualche contatto con i dirigenti di Roma, ovviamente sia quelli della società della prima squadra che anche quelli del settore giovanile, però in realtà quest'anno abbiamo giocato senza pubblico e quindi si è un po' allentato il rapporto con la piazza, tra virgolette. E quindi nelle mie puntate a Roma non ho avuto modo di, come dire, di tastare il polso della situazione. E quando sono venuto a giocare a Roma contro Roma, l'anno scorso, io ero a San Giovanni Marignano, il palazzetto era senza pubblico e quindi non ho potuto, capire un po' qual è il clima che si respira al palazzetto. Spero di viverlo in pieno appena inizierà il campionato. Certo, beh, sicuramente, insomma, da quest'anno sicuramente le cose cambieranno a livello di presenza, no, del pubblico, che è ovviamente una cosa che influenza, no, poi la partita, il clima, no, l'ambiente, il calore, eccetera. E Assolutamente. prima parlavi di appunto differenze con l'estero, no? Quindi quella fame in più, data, insomma, che deriva da una serie di fattori. Mi è venuta una curiosità, all'interno della nostra nazione, quindi del nostro paese, no? Tu hai allenato sia al nord che al estremo nord, estremo sud, no? Sei stato anche a Soverato. Ecco, Sì, all'interno assolutamente. dell'Italia invece, quindi proprio dello stesso paese, c'è frammentazione da questo punto di vista? Cioè, ci sono delle differenze nonostante sia lo stesso paese? No, io non ne ho trovate, anche perché mi è capitato di allenare comunque delle squadre formate da giocatrici che arrivavano da tutta Italia, anche quando ero a Soverato non c'era nessuna ragazza di Soverato, insomma è difficile trovare in Serie A delle ragazze che arrivano dal settore giovanile o che sono di quel paese. Può capitare, come succede per esempio a Roma, quest'anno avremo Bucci che è assolutamente romana e che sarà un po' il trait d'union tra la squadra e il territorio, però non è una cosa così frequente. E quindi devo dire che non ho trovato delle grosse differenze geografiche nella voglia di fare sport. Credo che ci siano invece dei territori che hanno una grande voglia di emergere e di farsi vedere. Soverato, per esempio, è una città che vive lo sport in maniera molto
molto calda, molto passionale, perché è uno dei pochi, tra virgolette, modi, insieme allo splendido mare che hanno, per far parlare di sé, e quindi ci tengono tantissimo. San Giovanni Marignano, che è un paese di 9.000 persone, dove io ho allenato gli ultimi 4 anni, vive la pallavolo come veramente un evento, come potrebbe essere, non so, il derby Roma-Lazio a Roma. Diverse volte, passando per strada a San Giovanni, mi è stato detto: hai portato la nostra città, il nostro paese in tutta Italia. Quando abbiamo vinto la Coppa Italia, il primo anno che abbiamo fatto la A2 con San Giovanni, abbiamo vinto la Coppa Italia e c'erano i mezzi di comunicazione, i giornali, che non sapevano dove fosse San Giovanni Marignano. E dall'anno dopo, però, nel mondo della pallavolo tutti sapevano dove fosse San Giovanni. E quindi questo è un po' il modo di affrontare lo sport che hanno questi piccoli paesi. Molto diverso è entrare in una città come Roma, che ha una serie sterminata di eccellenze in qualsiasi campo, dove in cui tu ti accosti, ti avvicini agli altri e cerchi in qualche modo di trovare il tuo spazio. Certo. Ebbene, io direi di da Roma volare a Tokyo invece, no? Quindi parliamo di Olimpiadi, ovviamente. Magari. Prendiamo l'aereo e andiamo a Tokyo. Virtualmente, dai. Bene, bene. Certo. Allora, a Tokyo c'è la nazionale maschile, la nazionale femminile. Immagino che tu poi qualche atleta che è lì lo conoscerai, insomma. Qualche atleta, sì. Qualche atleta la conosco. Qualche allenatore lo conosco, insomma, bazzicando un po' l'ambiente da qualche anno, sì. Il mondo della pallavolo è abbastanza piccolo, insomma, quindi quattro chiacchiere si fanno un po' con tutti. Certo, chi ti piace particolarmente? Non è una questione di feeling personale. No, credo beh, che, chiaramente. Credo che quest'anno la pressione sia un po' tutta sulla squadra femminile, e quindi simpatizzo un po' di più per loro, per lo staff e per le giocatrici, perché sicuramente portano il peso di dover portare a casa una medaglia, possibilmente di colore giallo. I maschi sono un pochino più gli underdog, hanno una squadra un po' ringiovanita, in cui l'allenatore, che è in una posizione un po' strana perché sa benissimo di essere a fine mandato, ha provato qualche esperimento portando qualche giovane che non aveva mai partecipato alle Olimpiadi, e loro possono essere una bella sorpresa. Credo che mentre nella nazionale femminile il ricambio generazionale ci sia già stato, e quindi si sta consolidando un gruppo che spero ci porterà ad avere grandissimi risultati per diversi anni, nella nazionale maschile si stia iniziando adesso un ricambio generazionale che spero porti gli stessi risultati che sono arrivati col femminile. Certo, quindi diciamo è in una fase un po' più embrionale quella maschile. Sì, la vedo un po' meno performante, nel senso meno efficiente, con qualche scommessa in più, qualche certezza in meno rispetto alla femminile. E siccome alle Olimpiadi ci sono i top team di tutti i continenti, ecco, chi si deve difficile temere secondo te come avversari? Nella maschile? Vai, in entrambe. Credo che per quanto riguarda i maschi, credo che Stati Uniti, Brasile, la Russia, la Polonia, la Francia, siano la Slovenia stessa, siano delle squadre molto molto interessanti, e sicuramente me ne dimentico qualcuna. L'Italia credo che, e non me ne vogliano gli addetti ai lavori, perché dico un mio parere che è assolutamente personale, non sia esattamente in prima fascia, e quindi se riuscirà a guadagnare
Invece una delle prime posizioni farà veramente una cosa eccezionale e di cui bisognerà assolutamente dare merito a questi ragazzi che si stanno impegnando tantissimo. Per quanto riguarda la femminile, è sempre difficile, se è sempre difficile vincere, è ancora più difficile confermarsi e continuare a vincere. Noi abbiamo una squadra che ha un'alchimia perfetta, fatta di giocatrici brave, tecniche, che riescono a sviluppare un gioco molto rapido, in grado di mettere in difficoltà le migliori nazionali del mondo. E a questo ci aggiungiamo quello che secondo me è il miglior posto nel mondo in questo momento. L'unione di questo rende la nostra nazionale una nazionale che punta chiaramente alle prime posizioni del torneo. Quindi, insomma, obiettivi elevati per la femminile. Secondo me sì, perché ci sono tutte le carte per poterli raccogliere. Ah, bene, bene, quindi io butto un occhio sul nostro Mattia che è un grande appassionato di pallavolo e anche lui annuisce, sono lì col direttore che insomma si trovano d'accordo con te, ecco, sì, devo dire scuotono la testa in segno di Ripeto che assenso. poi posso essere smentito domani mattina. Ecco, io non ho di sicuro la sfera di cristallo, però credo molto nel lavoro che Davide Mazzanti sta facendo con questo gruppo di campionesse, e quindi credo che possano fare veramente molto bene. Davide, lo conosci tu? Sì, lo conosco, abbiamo fatto qualche... Non abbiamo mai avuto la possibilità di lavorare insieme, mi piacerebbe prima o poi lavorare insieme a lui, però ci siamo incontrati sui campi, abbiamo avuto modo di confrontarci un po', e credo che lui sia un allenatore che in questo momento è l'uomo giusto nel posto giusto. È un allenatore a cui piace molto studiare, cercare nuovi modi per fare le cose, e allo stesso tempo cerca di lavorare molto sulla qualità anche del feeling delle ragazze. E credo che questa sua attitudine, questa sua metodologia si sia vista in questo gruppo di ragazze della nazionale, che ha fatto un percorso molto, molto chiaro, secondo me. Hanno cominciato in un modo un po' difficoltoso all'inizio di 2 anni fa. Con una prima fase in cui abbiamo colto il pass per le Olimpiadi, forse all'ultimo momento, quando già la piazza cominciava a dire che queste ragazze, insomma, sbagliavano troppo, non facevano bene, ma era solo una tappa di questo percorso che premiava molto un gioco aggressivo, premiava molto un gioco veloce, e per poterlo imparare era necessaria una fase in cui gli errori fossero un pochino più alti. E quando la metodologia di Davide è stata assimilata dalle ragazze, gli errori si sono abbassati, ma è stata mantenuta l'aggressività al servizio, all'attacco, e questo ha portato ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi bravo Davide, brave le ragazze che hanno veramente fatto un bel percorso, e che spero continui anche per tanto tempo. Beh, certo, poi sai, al netto delle competenze, delle capacità tecniche, poi bisogna che il gruppo interpreti le scelte, no, dell'allenatore e che quindi poi si crei, no, una mescolanza, no, delle caratteristiche delle atlete e dell'allenatore, quindi quello anche poi è un percorso che magari all'inizio Sì, attirerà delle critiche. credo che sia un circolo che può diventare vizioso o virtuoso. Nel caso della nazionale è assolutamente virtuoso, perché credo che Davide sia partito dal tipo di squadra che aveva, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dell'attitudine e dal punto di vista mentale. E su quello abbia cercato la costruzione del gioco migliore possibile per quel gruppo. E quindi si genera veramente un circolo per cui si parte dall'allenatore che va verso le ragazze, e le ragazze che rispondono
tornando verso, rispondendo alla metodologia dell'allenatore e migliorando ogni volta, ogni giro, la performance e l'efficienza. Questo credo sia il meccanismo un po' che tutti gli allenatori cercano di mettere in atto quando arrivano in un gruppo nuovo. A volte le cose vengono bene, a volte le vengono meno bene. Direi che Davide e le ragazze sono riuscite in questo caso a rendere molto molto efficiente questa metodologia di lavoro. Ecco, invece mi dicevi che nel gruppo maschile l'allenatore è a fine mandato. Sì. Quindi questo come può influenzare ecco, appunto, un'Olimpiade, quindi comunque una performance delle partite? Ma credo che sia molto personale questa domanda, andrebbe fatta credo a Blengini. Credo che però io credo che uno possa viverla con una possibilità di avere meno pressione e di magari provare qualcosa che in una situazione, per esempio, come quella della nazionale femminile non si potrebbe fare. Una nazionale come quella femminile che deve arrivare a medaglia si può concedere pochi esperimenti, bisogna che vinca. Una nazionale come quella maschile che già ha una situazione un po' diversa nel confronto con le altre nazionali e con un tecnico che non ha tutto sommato la pressione di dover dire che cosa succede dopo le Olimpiadi se perdo, magari può anche essere un modo per dire ok, vediamo cosa succede se faccio qualche esperimento. Questo ovviamente nell'obiettivo di migliorare la squadra, non qualche esperimento così tanto per fare. Vedo in quest'ottica l'ingresso per esempio di giocatori come Micheletto, molto giovane, molto talentuoso, che inserito in una squadra abbastanza rodata può essere quel fattore in più che rompe gli schemi, oppure il ritorno di Giri Kovar che da un po' di anni non si vedeva in nazionale. Credo che queste scelte un po' inconsuete forse possono venire da una minore pressione che può sentire Blengini in questa Olimpiade. Ecco, parlavamo prima un po' di comunità, no? Di community intorno ad uno sport. Ecco, fare bene alle Olimpiadi che peso può avere per la pallavolo? Ma peso enorme. Più noi riusciamo a farci vedere, più noi riusciamo a vincere, più allarghiamo la base dei nostri sostenitori. Noi abbiamo i nostri diritti televisivi, sono pochissima cosa rispetto a quelli del calcio, anzi non ne abbiamo in realtà come campionato i diritti televisivi, ma vedere la nazionale in televisione magari in chiaro dà la possibilità a tanti che magari non conoscono la pallavolo o sono poco appassionati di appunto avvicinarsi a questo sport e di riuscire a coglierne la bellezza magari in partite molto tirate, in partite importanti come magari possono essere le fasi finali di un torneo olimpico. Certo, beh, poi sicuramente, come dire, creerebbe veramente molto entusiasmo, no? Considerando che appunto la maschile non ha mai ottenuto, no, grande successo alle Olimpiadi, quindi insomma questo... L'Olimpiade ci manca, devo dire che questa è una cosa che ci portiamo dietro da tantissimi anni, un della cruzzo. Generazione dei fenomeni. E questa è veramente una spina sempre, sempre molto dolorosa. Chissà che non sia la volta esatto, buona. Esatto, ma magari uno parte più negativo e magari più speranzoso nella femminile, invece poi c'è il colpo di genio della maschile che finalmente, no, ci fa questo regalo. Esatto, io me lo auguro, ma mi auguro che insomma sì, tutte e due le nazionali possano fare il colpo grosso. Sono certo che però per come è il movimento pallavolistico italiano stiamo lavorando e si sta lavorando per riuscire a fare in modo che non siano risultati sporadici ma che il tutto sia costruito nel tempo e con un ricambio che possa garantirci di rimanere ai vertici comunque nel tempo. Al di là di essere la prima squadra al mondo, e quello è sempre difficile perché comunque uno vince su tanti,
però dobbiamo dire che la pallavolo italiana e la scuola italiana nel mondo ormai sono tanti anni che si pone come leader, nel senso che è sempre nelle Si prime distingue. 5-6 posizioni, esattamente. E Paola Egonu sarà, insomma, la portabandiera, no? Portabandiera olimpica, fa parte della nazionale. Questo quanto, che valore ha per lo sport italiano? Ma credo che abbia un grandissimo valore per tanti versi, sicuramente per lo sport italiano, di cui è un riconoscimento. Credo che Paola sia stata scelta anche perché incarna come dire, diverse sfaccettature in sé, e quindi probabilmente anche il fatto che sia una giocatrice di colore, che rivendichi il fatto di esserlo, e che durante, per esempio, le ultime stagioni abbia fatto diverse volte tante cose, si sia spesa per una parità di genere, una parità di anche un equilibrio rispetto alla gestione della parità di genere, abbia fatto in modo che possa diventare un bel testimonial di tutto questo, non soltanto dello sport, ma anche di tanti valori che ci sono dietro. Sì, infatti lei è simbolo di diversi valori in cui, insomma, a cui è giusto dare spazio e luce nella nostra società. Ebbene, allora Stefano, in tutto questo, quindi ci avviciniamo alle Olimpiadi, tu invece quando pensi di trasferirti definitivamente fisso e stabile a Roma? Assolutamente, per la seconda settimana di agosto diventerò romano a tempo pieno. Ah vabbè dai, quindi sei arrivato, quindi mi raccomando, insomma, devi velocizzare i preparativi, no? La ricerca di casa. No, la casa, siamo già quasi a posto. Ah No, no, ok, da quel punto bene. di L'hai vista. presa vicino al No, no, ma palazzetto, quindi è tutto immagino che pronto. stai verso i castelli. Esattamente. Ah, bellissimo, E un'oasi. diciamo, bellissimo, bellissimo, no? E sono posti veramente stupendi, però si fa fatica a trovare delle zone brutte a Roma, eh. Io credo che, cioè, una delle cose, cioè, Roma è, come dicevo prima, una città che ha veramente tantissime eccellenze. Una di queste è il fatto che dovunque ti giri vedi la storia, vedi qualcosa di bello. Penso che per girare Roma non mi basterà tutta questa stagione, quindi ecco, io sono molto molto contento, anche perché arriverò in una città che è uno spettacolo, insomma, e non lo scopro io, ovviamente, ma spero di scoprirlo io, nel senso che ho Di grande voglia toccare di con mano. scoprire Roma. Esattamente, Beh, una delle esattamente. eccellenze di cui tu ci parlavi è anche il vinello dei castelli, lo vogliamo dire. Che questo però non aiuta in un'ottica atletica, no? Di immagino di nutrizione No, corretta. che ho già provato. Devo dire che io bevo molto poco in realtà, e quindi Ma quello l'ho bevono tutti. assaggiato. È uno spettacolo. Io diciamo che sono un po' più verso l'area food piuttosto che verso il vino. E come ci sono delle eccellenze per quanto riguarda i vini, anche per quanto Soprattutto riguarda anche il per quanto cibo, Roma riguarda è la tavola, come no? assolutamente. No, adesso scherzi a parte, è tutto pronto per cominciare in realtà. La preparazione Quindi atletica la quando società si comincia? è. Comincerà, l'attività comincerà il 17 di agosto, e da quel momento inizierà la preparazione atletica. In attesa del rientro di tutti gli effettivi del roster, perché inizieremo con 10 giocatrici, a cui si affiancherà qualche ragazza del settore giovanile, perché alcune delle nostre straniere arriveranno a settembre dopo gli europei. Ok, bene. E quindi insomma il 17 riunione, inizio, ritiro dopo Ferragosto Test a Riccia. medici e quant'altro, esatto, Bene, a bene, Riccia. bene. Si scherza ovviamente. Va bene, No, no, Stefano, allora il nostro più ma grande. questo è uno scherzo, ma
Ma mica E troppo, dicevo che dici? questo è uno scherzo, ma in realtà è esattamente anche perché io so bene che, per esempio, essendo stato in Bulgaria, so come si mangia in Bulgaria e non a caso tutte le straniere che vengono in Italia poi si innamorano del cibo italiano, figuriamoci del cibo romano, ecco. Quindi è abbastanza pericoloso. Ingrassano, diventano un po' meno atletiche, diciamo così, possiamo dirlo. Beh, ma no, No, scherzo. sono Ma che professioniste, scherzo. però devo dire che è assolutamente apprezzatissima la cucina italiana. Certo, e diventa tentazione. Va bene, allora noi ti facciamo il nostro più grande in bocca al lupo, ti aspettiamo a Roma, noi siamo qui, quindi insomma, anzi, quando ti trasferirai ci sarà sicuramente modo di averti proprio qui nel nostro studio. Quindi Mi Stefano, farebbe grazie. molto piacere. Sì, no, assolutamente sarà un nostro piacere, grazie ancora per essere stato con noi, good luck, ma visto che siamo in Italia, buona fortuna. E grazie ovviamente anche a tutti, a chi è là dietro, quindi Mattia, Nicolò, Giulio e Andrea. E a voi invece ricordo di, ecco che vedete, no, non l'avete visti dal grand'angolo, Mattia, Mattia. E vi ricordo di seguirci su Twitch, campanella, follow, subscription, mi prendo in giro. E poi anche su Instagram, YouTube e Facebook. E vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti: l'Atletalk giovedì sempre alle 19 e poi l'appuntamento Studio League di venerdì alle ore 15. Grazie per averci seguito e grazie ancora a Stefano. In bocca al lupo, Stefano. Ciao. Grazie a tutti voi, viva il lupo e arrivederci a presto. Mattia, puoi chiudere tutto. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!